Bella a tutti raga da GavGamer74, ragazzi, oggi saremo qui a fare unboxing, è martedì 7 e molti appassionati come me sapranno benissimo che oggi è il giorno del lancio di Xbox One Project Scorpio. Per chi ha avuto la fortuna di ordinarla, diciamo, un po' per tempo, aveva la possibilità di aprire la limited edition della Xbox One X. Chi, come nel mio caso, si è ridotto solamente un 15-20 giorni fa a portare, diciamo, la sua vecchia Xbox One S da 2 terabyte indietro al negozio, non poteva avere questa esclusiva. Stamattina, quando mi sono presentato al negozio, ho avuto la bellissima sorpresa da parte dei ragazzi di GameStop di Faenza, Antonio, che saluto, di poter aprire la Project Scorpio Limited Edition. Ragazzi, come potete vedere qui nel pacchetto, adesso ve la farò vedere nel fronte. Che dire ragazzi, sono veramente contento dell'occhio di riguardo che hanno avuto i ragazzi. Allora, cosa cambia da questa console alla precedente? Allora, dispone di un 6 teraflop di potenza grafica. La GPU è costituita da 40 unità computazionali a 12 GB di RAM e un 4K nativo. Praticamente è molto, una macchina molto più prestante, anche molto silenziosa, dovuta anche al raffreddamento, diciamo un ibrido, perché si parla di un raffreddamento a liquido e a vapore, che permette alla macchina di scaldare meno e chiaramente la ventola di partire, diciamo, meno spesso rispetto alla precedente versione, abbassando anche di molto i tempi di ricarica durante il gameplay. Diciamo che ultimamente io avevo abbandonato un pochettino la pista Xbox per via del fatto che avevano perso molte esclusive e giochi che al momento mi interessavano non ce n'erano. Spero con questa macchina che riprendano e ritornino in Elite anche per quello che riguarda i giochi. Hanno creato questa macchina per avvicinarsi un po' a tutti gli utenti, anche ai PC gamer, perché comunque dispone veramente di un'ottima prestazione grafica. E diciamo, per arrivare a dei componenti che può avere questa macchina su un PC, sappiamo benissimo tutti, ragazzuoli, cosa comporta come costi. Ragazzi, la Project Scorpio dalla Xbox X, la Standard Edition, praticamente è una serie numerata, è stata venduta in 150.000 pezzi in tutta Europa e è diciamo, la scocca è in monolite, in colore monolite nero, e praticamente ha una scritta sul fronte della macchina e una scritta lungo il joypad. Era così anche per i vecchi utenti Xbox One, che hanno avuto il modo di prendere la Day One Edition, come nel mio caso, presa il giorno 1, come ho preso nel giorno 1 la One S. Ho ridato fiducia con la speranza, come dicevo poco fa, che ripropongano anche giochi molto interessanti, cosa che mi piacerebbe rivedere su questa console, perché l'online è molto performante. Io parlo con anche un po' di cognizione di causa, perché le console le ho veramente tutte, ma sull'online, ragazzuoli, Microsoft ancora ha una marcia in più. E questo lo aveva anche tempi addietro, anche rispetto magari a un PlayStation, che fino a PlayStation 3 non faceva pagare l'online. Ora che può pagare l'online, i problemi, bene o male, su PlayStation sono sì un po' calati, ma rimangono ancora persistenti rispetto a quelli su console Microsoft.
Ragazzuoli, procediamo con l'unboxing, andiamo a vedere insieme i pezzi che dispone la macchina. Andrò ad aprire il primo fronte. Come potete vedere, la scritta Xbox One. Sotto abbiamo questa fodera che ormai mi scappava, con all'interno praticamente un Xbox Live Gold che dispone di un 14 giorni di prova, dovrebbe essere, e così è, infatti. E sotto abbiamo ancora un Deplian che spiega: oltre 100 grandi giochi, infinite ore di gioco, riscatto il codice qui sotto per un mese di intrattenimento gratuito. Benissimo, ragazzuoli, perciò disponiamo di un mese e 14 giorni per l'online, che non fanno assolutamente schifo. Qui di dietro troviamo nella foderina sempre le istruzioni per come allestire l'Xbox con la sua cavettistica, di dietro per eventualmente metterla in piedi, cosa che io non farò perché le ho sempre usate stese le mie console. Andiamo a riporre il tutto dentro la fodera per andare a scoprire quello che è all'interno della macchina. Ok, ho messo anche il secondo pass e andiamo a vedere quello che c'è all'interno della macchinetta, della scatola, scusate. Ok, troviamo questa fodera che probabilmente dentro troveremo la base per tenerla in piedi. La macchina andiamo ad aprire. Ok, infatti c'è la base per tenerla in verticale, cosa che io non userò perché, come ho fatto con tutte le console, le ho sempre tenute in piano. Poi troviamo qui sul fianco, questa è la letta, un altro cofanetto, l'ho aperto alla rovescio, scusate, e all'interno di questo cofanetto tutto nero, incartonato, troviamo, ok, la protezione, il cavo HDMI 2.0, perché ricordiamo il 4K nativo, il joypad, ragazzuoli, che adesso andremo a tirar fuori insieme. E all'interno anche le pile, dovrebbero essere due Duracell perché hanno sempre messo quelle, se non ricordo male. Microsoft ha sempre fornito due Duracell per l'inizio del gioco su console. Come potete vedere, due Duracell offerte da Microsoft, insomma, potevano mettere anche qualcosina in più. No, scherzo. E come potete vedere, il joypad che io adoro, il joypad Microsoft, l'ho sempre detto e sempre lo dirò, sono veramente performanti. Chiaramente per chi non adopera le levette analogiche lo trova veramente un joypad un po' scomodo, ma è veramente, veramente fatto con la dovuta cura. Il monolite nero, come potete vedere, come si distinguerà anche la scocca della macchina. Andiamo a vedere i restanti pezzi, il libretto di istruzioni. Ok, il cavetto di alimentazione che nella One S era col finale impresa tedesca, mentre qui è normalissima presa di alimentazione. E per quanto riguarda il cofanetto, abbiamo finito, ragazzuoli. Ora andiamo a tirare fuori il pezzo forte di casa Microsoft, ovvero Xbox One Project Scorpio. Infiliamo le sue protezioni laterali all'interno. Il velcro è coperto da degli scotch perché non si muovono all'interno della confezione. Noi non faremo altro che riposizionarli sul velcro, perché comunque io conservo tutto, come ho sempre fatto delle mie console, delle mie scatole. E qui, signori, abbiamo la macchina che si presenta veramente con un peso notevole, probabilmente per via del fatto del raffreddamento a liquido, perciò di un corpo macchina molto più pesante rispetto alla versione precedente. Diciamo che di gran lunga è uguale, come potete vedere qua su la scritta. Adesso se ve la faccio, ecco qua, Project Scorpio, che la distingue
dalla One X, che diciamo le caratteristiche della macchina sono sempre quelle. Diciamo che esteticamente è similare alla One S, che potrete trovare sotto nei miei video l'unboxing di One S, molto molto vicina e somigliante a quella macchina, però quello che cambia, signori, è sotto il cofano. Sotto il cofano di questa macchina veramente c'è tanta 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 potenza. Ok ragazzuoli, questo è il retro che vi farò vedere. Dispone di due uscite USB, un'uscita Dolby Digital, l'uscita Ethernet, un'uscita audio digitale, non Dolby Digitale, la presa d'alimentazione, due uscite HDMI che permettono l'ingresso, come ho sempre fatto io, anche di un'eventuale seconda console oppure un riproduttore di segnale come può essere il decoder di Sky per avere il segnale sopra la console. Io ho sempre adoperato anche One S in simultanea assieme a Play 4, ovvero accendevo tutte e due le macchine e poi tramite il menu di Xbox riuscivo a passare da una all'altra rimanendo sempre sullo stesso monitor, una comodità enorme per passare magari da una console a quell'altra. Che dire ragazzuoli, non mi resta solo che farvela vedere da vicino, vi troverete le foto in fondo al video di tutti i pezzi che compongono questa macchina. Io sono veramente contento, ringrazio di nuovo Antonio di GameStop che mi ha dato la possibilità di portare a casa Project Scorpio, di avere la serie limitata, mi ha fatto veramente molto molto piacere stamattina. Sono rimasto molto sorpreso e contento, lo ringrazio veramente infinitamente perché non pensavo di riuscire a portarmi a casa a questo giro una serie limitata perché mi ero veramente ridotto tardi. Successivamente vi farò un video dove vi farò vedere il menu, cosa è cambiato, ma diciamo che sono veramente contento, non vedo l'ora di andarla a provare. Avrò alcuni giochi che mi sono portato a casa assieme alla macchina per provarla, ovvero Assassin's Creed e Call of Duty World War 2. Ok, ragazzi, per questo video unboxing è tutto. Non vi lascio altro che alle foto di tutto quello che conteneva la scatola. Vi invito a condividerlo e di iscrivervi al canale. Di lasciare un like se il video vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto. Ragazzi, per questo giro è tutto. GavGamer74 vi saluta e alla prossima. Ciao!